Essere pubblica, ne parleremo più tardi perché avremo delle persone meravigliose che parleremo di questo bene fondamentale. La seconda è l'ambiente, perché il nostro ambiente è da lì che nasce la ricchezza. In un paese come l'Italia, che non è un paese industriale, la ricchezza principale nasce dall'ambiente, che significa turismo e significa ovviamente economia agroalimentare, e poi i trasporti e poi ancora la connettività. Queste due stelle sono insieme. La connettività oltre ai trasporti significa pensare un nuovo modo di essere assieme comunità, quindi con trasporti più intelligenti, con un piano logistico nazionale, ma anche con la connettività, per esempio per il telelavoro. E quindi avere la connettività significherà fare un balzo in avanti di 30 anni. Ci sono ancora paesi che non hanno neanche la DSL in Italia in questo momento, e pensate, il 50% delle persone del nostro paese, la metà degli italiani, non hanno un computer e non sono mai andati in rete. Lo so che vi sembra una roba impossibile, ma sono dati ufficiali Istat, cioè metà del popolo italiano non è mai andata su internet, motivo per cui credono alle buste di Berlusconi. Questo è il problema. E l'ultimo ovviamente è lo sviluppo, che le connette tutte e cinque. Ma se non bastassero queste cinque stelle, perché in effetti sono dei macro temi, vogliono dire tante cose, abbiamo i 20 punti per uscire dal buio.